Don Matteo, lutto per la nota fiction, morto uno dei protagonisti del cast, era malato da tempo. La reazione dei fans della serie. Don Matteo è tra le fiction di maggiore successo realizzata dalla Rai. In onda ormai da tantissime stagioni è un appuntamento imperdibile per i fans che lo hanno sempre seguito con grande dedizione. Cast di eccezione, capitanato da Terence Hill e da Nino Frassica, nel corso degli anni ha ospitato sul set vari artisti prestigiosi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Nel 2022 Terence Hill ha lasciato Don Matteo e ha ceduto il testimone a Raul Bova, che ha saputo conquistare il pubblico non imponendo la sua presenza. Bova è entrato in punta di piedi nella serie, non ha stravolto le dinamiche della fiction, ma ha espresso la sua personalità artistica in modo delicato. Oggi la fiction è giunta alla 14ª stagione, ed è molto attesa dal pubblico. La programmazione di Don Matteo 14 era attesa per la primavera, ma è stata posticipata in autunno, una decisione presa dai vertici Rai condizionata soprattutto alle partite di calcio di Europa League. Ora il cast di Don Matteo sta vivendo un inatteso lutto. Uno degli attori, peraltro molto famosi, è deceduto e ha lasciato un vuoto immenso. Ha preso parte a Don Matteo nel 2008. 2009 e 2011 nel ruolo del vescovo Essi è legato a parte del cast della serie. L'artista aveva 93 anni ed era malato da tempo, l'annuncio ha lasciato il mondo della TV e del cinema interdetti. Lui è Philippe Leroy, artista di origini francesi ma di adozione italiana. Don Matteo, Philippe Leroy, ex vescovo della serie. Classe 1930. Philippe Leroy era malato da diverso tempo, è deceduto a Roma dove si svolgeranno i suoi funerali. Artista eclettico e versatile, ha lavorato con attori e registi di prestigio sia italiani che internazionali. In Italia è noto per aver interpretato La vita di Leonardo da Vinci e aver affiancato Kabir Bedi in Sandokan. Leroy ha avuto una carriera esemplare. Ha preso parte a più di 200 pellicole e cortometraggi, nel 1990 ha sposato Silvia Tortora da cui ha avuto due figli, Filippo e Michel. Prima di convolare a nozze ha avuto una relazione con Philippine Leroy Beaulieu, con cui ha avuto una bambina. La morte di Leroy, seppur attesa, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del cinema. Tanti colleghi che hanno espresso il loro cordoglio. Uno fra tutti Kabir Bedi, che sui social ha manifestato tutto il suo dolore. Addio Philippe, il mio Yanez, mio amico dai tempi di Sandokan, di cui abbiamo condiviso il trionfo per decenni. Sei stato un attore davvero meraviglioso. Sono profondamente addolorato oggi. Riposa in pace.